Jam TV. Such a night. Such a night. Sweet confusion under the moonlight. Primavera del 1958. Ronnie Barron e Mack Rebnack sono due ex compagni di classe del collegio gesuita di New Orleans. Condividono la medesima passione per la musica, in particolare per il jazz, il blues e il rhythm and blues, e insieme hanno dato vita a un sodalizio artistico. Barron, che è un tipo piuttosto stravagante e creativo, si era inventato una sorta di alter ego ispirandosi a un certo reverendo Ether, un personaggio curioso e come lui sopra le righe, che portava con grande successo sul palcoscenico. Mack Rebnack, il suo amico, era rimasto sbalordito dal risultato che Ronnie otteneva quando impersonava questo personaggio sul palcoscenico. E così, qualche tempo dopo, i due pensarono a una variante della stessa vicenda, cioè si ispirarono entrambi a una figura realmente esistita, un certo Dottor John, una sorta di sciamano, di curatore di anime, che si era trasferito a New Orleans provenendo dalla natia Haiti. Si diceva che vivesse a Bayou Road, che aveva avuto 15 mogli e 50 figli. Era un vero stregone voodoo. Si vociferava che in casa avesse serpenti, lucertole, si agghindava con strani animali essiccati, scorpioni, piccoli teschi umani e un'infinità di amuleti proprio della religione voodoo che a New Orleans, come sappiamo bene, è di casa. Mack Rebnack pensò che il personaggio del Dottor John fosse perfetto per lanciare la carriera del suo amico Ronnie Barron. In realtà però le cose non andarono come sperato da lui e, ironia della sorte, 10 anni dopo, nel 1968, fu proprio lo stesso Mack Rebnack a usare come pseudonimo artistico quello di Dr. John, The Night Tripper, il viaggiatore della notte. Nel giorno del ringraziamento del 1976, Dr. John viene invitato da The Band per il concerto d'addio, quel Last Waltz, quell'ultimo valzer immortalato dalle cineprese di Martin Scorsese sul palco del Winterland di San Francisco a fianco di grandissime star come Bob Dylan, Eric Clapton o Neil Young. E quella sera Dr. John dà vita a una canzone emblematica, Such a Night, cioè Che Serata, un brano fantastico che diventerà un suo cavallo di battaglia e che persino il grande Renzo Arbore riproporrà in una versione ironica e spiritosa con il titolo di Sforza e Light. Baby, you have met mine at a glance. You let me know this was my chance. You came up with my best friend Jim. Thank you.